Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi impareremo come far apparire una carta istantaneamente. Si tratta di una tecnica molto utilizzata dai maghi pro che sostanzialmente ci consente di far schizzare via dall'interno di un mazzo, da metà del mazzo, una carta qualsiasi. Qualcosa di molto rapido, cioè una volta che avrete preso la giusta manualità verrà istantaneamente, veramente. E allo stesso tempo anche molto elegante. Prima di vedere di cosa si tratta, io vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che in descrizione trovate il link del canale Telegram Offerte di Magia, dove vi invito ad entrare perché ogni giorno troverete la miglior magia al minor prezzo. Oltretutto, sempre in descrizione trovate anche il link del mio profilo Instagram. Così facendo, se volete seguirmi, sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Detto questo, vi lascio la mia intro e ci vediamo subito dopo per la performance e per il tutorial. Buona visione, ragazzi! Stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning. Bene ragazzi, eccoci arrivati al tutorial. Innanzitutto, se siete arrivati fino a questo punto, io vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo come sempre in descrizione trovate il link del mio profilo Instagram, così facendo se volete seguirmi sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Oltretutto trovate anche il link del canale Telegram Offerte di Magia. Così facendo se volete entrare in questo gruppo, ogni giorno troverete la miglior magia al minor prezzo. Detto questo, finito con l'angolo spam, ora vediamo come far schizzare fuori una carta dal mazzo. Allora ragazzi, innanzitutto c'è molti metodi per produrre le carte, no? Basta pensare al Top Shot, alla produzione questa qui di Dynamo, che ora mi è volata all'indietro perché ci ho messo la mano, a Tornado di Chris Ramsey. Ci sono moltissime produzioni. Quella che andiamo ad imparare oggi, come avete visto dalla performance, è probabilmente quella più elegante, è quella più utile da utilizzare se fate magia al tavolo. Darete un pizzico di eleganza in più alle vostre routine magiche. Cioè è molto bello il fatto di ritrovare la carta sparandola fuori nel mentre che completate un taglio. È veramente forte l'impatto agli occhi di chi vi guarda, agli occhi dello spettatore. Oltretutto, appunto, come vi ho detto, a mio parere è anche molto elegante questo ritrovamento. Detto questo, fatto questo piccolo indice, come se così vogliamo chiamarlo, ora vediamo cosa dobbiamo realmente fare per ritrovare, anzi per sparare la carta in questo metodo qua. Innanzitutto, la carta che vogliamo sparare deve trovarsi in ultima posizione, quindi cosa consiglio? Bene, se fate scegliere una carta al vostro spettatore, per controllarla in ultima posizione io consiglio sempre il Wave Control, che a mio avviso è il miglior controllo per portare una carta, per portare la carta che ci serve in ultima posizione. Quindi il Wave Control, vi fa un leggero ripasso, poi se volete trovate il tutorial più dettagliato nella sezione tecniche del mio canale, è inserire una carta all'interno del mazzo, man mano che la spingiamo tiriamo verso l'alto con l'indice, così facendo si crea una separazione, poi tagliamo sulla separazione, tagliamo e tagliamo, e così facendo abbiamo controllato la carta in ultima posizione. Ripeto, potete fare qualsiasi metodo per controllare la carta in ultima posizione. Secondo me, a mio avviso, il Wave Control è sempre il miglior metodo. Una carta inserita a metà, taglio, 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 e già in ultima posizione.
Una volta che abbiamo la carta in ultima posizione, ragazzi, siamo pronti per partire. Se vogliamo dare un miscuglio, possiamo fare un miscuglio nel cavo della mano, trattenendo sempre la carta in ultima posizione. Oppure possiamo fare anche un miscuglio, ora sto facendo un casino, un miscuglio all'americana, stando sempre attenti di non mostrare la carta in ultima posizione e di lasciarla sempre appunto in ultima posizione, quindi stando attenti a non mescolarla. Queste sono tutte cose in più, ragazzi, eh? Non è detto che le dobbiate fare per forza, però se volete dare un senso di dispersione ulteriore ve lo consiglio. E quello che vi consiglio io, ragazzi, è sempre il miscuglio nel cavo della mano, in modo tale che la carta rimane sempre in ultima posizione, perché voi la trattenete sempre e tutto il resto lo andate a mescolare sopra. Una volta soddisfatti del miscuglio, bene, siamo pronti per sparare la carta. Come fare? Lo vediamo subito. Innanzitutto portiamo il mazzo in questo modo qui davanti a noi, lo prendiamo in mano, con il medio tiriamo fuori l'ultima carta, che è quella che deve essere sparata, più o meno di un centimetro, come potete vedere, non più di tanto, ci basta il centimetro. Dopodiché l'indice va a tagliare, andiamo a far ruotare la parte sopra del mazzo, nel mentre che andiamo a richiudere con la parte sotto, boom, il medio dà questo colpo qui per far partire la carta. State attenti, perché quanto più sarà forte il colpo, tanto più forte schizzerà la carta, quindi non date un colpo troppo forte, perché sennò vi vola a mezzo metro dal tavolo, e non datelo troppo piano, perché sennò la carta cascherà sotto di voi, quindi non sembrerà neanche che l'abbiate sparata. Qui vi verrà con il tempo la giusta dose di potenza, quindi ricapitolando, più o meno un centimetro fuori, mi raccomando le dita davanti tutte chiuse, andiamo a chiudere, boom, il medio dà un colpetto e la carta schizza fuori. State attenti, perché in molti casi, come mi è successo ora a me e come è successo alcune volte in performance, la carta picchierà sull'indice, sulla vostra mano sinistra. Sostanzialmente non cambia nulla, perché comunque fa sempre lo schizzo fuori e schizza sempre fuori dal mazzo. Quindi, ricapitolando, una volta avete finito i miscugli, tirate leggermente fuori la carta, le dita rimangono tutte allineate, il medio tira, pum, e vedete come schizza fuori la carta. Anche qui, piccola considerazione, se avete un mazzo finito, io tipo avevo, come avete visto in molte performance, utilizzo le basi color rosse, quelle basi color rosse non ne hanno più, sono morbidissime, perché a forza di utilizzarle, sono diventate ormai morbidissime, e quindi schizzeranno non molto lontano e ci risulterà molto più difficile spararla fuori. Se avete un mazzo nuovo, seminuovo, o un mazzo molto telato, vedrete che schizzeranno e gli è una favola. Ora, per esempio, queste sono le Supreme Line Blue, le sto utilizzando da un mesetto, quindi comunque ancora sono piuttosto nuove, e anche queste, boom, volano che gli è una meraviglia. Naturalmente, se avete un mazzo di carte che state utilizzando da un anno, è ovvio che saranno molto più ammorbidite, avranno preso molto umido, le carte non saranno più abbastanza rigide, ma saranno piuttosto flessibili e quindi schizzeranno molto meno. Quindi, un leggero ricapitolo dall'inizio alla fine: facciamo scegliere una carta al nostro spettatore, dopodiché gliela facciamo reinserire all'interno del mazzo, noi spingiamo dentro e utilizziamo il wave control, così facendo controlliamo la carta in ultima posizione. Se vogliamo diamo un taglio, un miscuglio nel cavo della mano, una volta che siamo soddisfatti richiudiamo il tutto, posizioniamo il mazzo in questa posizione davanti a noi, lo prendiamo a mano, il medio tira fuori più o meno un centimetro di carta, le dita stanno tutte allineate, taglio, nel mentre ruotiamo, boom, il medio schizza via la carta in questo modo qui. Non vi ho mostrato molto bene ciò che avviene, però sostanzialmente è questo. Ok? Molto semplice, vedrete che vi verrà già da subito. Quindi la piglia nell'angolino, col polpastrello, tira verso di sé e vedete che la carta schizza fuori. Semplicissimo. Faccio con un'altra carta, ve lo mostro ancora. Quindi il medio tira fuori, in questo modo qui. Bisogna fare la giusta pressione, boom, e la carta schizza fuori. Vedete come, ora che ho dato un po' più di pressione, come è volata via la carta? È volata a un metro di distanza. Quindi c'è da dosare appunto la giusta pressione, come vi dicevo prima. Bene ragazzi, eccoci giunti anche al termine di questo video, io spero vi sia utile, spero vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, vi ricordo che in descrizione trovate il link
del canale Telegram Offerte di Magia, dove vi invito ad entrare perché ogni giorno troverete la miglior magia al minor prezzo possibile. E oltretutto troverete il link del mio profilo Instagram, dove vi invito a seguirmi, così facendo sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Detto questo, non ho nient'altro da aggiungere, quindi io vi mando un abbraccio virtuale e ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!